Gianmarco Tamberi, campione mondiale e olimpico di salto in alto e portabandiera della delegazione italiana alle Olimpiadi di Parigi, è il nuovo testimonial della Regione Marche. Jimbo, già protagonista della campagna social regionale Fai un salto nelle Marche, d'ora in poi sarà volto delle future iniziative di promozione che riguardano il territorio italiano ed europeo. L'accordo con l'atleta è stato ufficializzato nella sede di Palazzo Raffaello dal presidente della regione con delega al turismo Francesco Acquaroli, insieme a Marco Bruschini, direttore di ATIM, e Massimiliano Polacco, delegato alla Camera di Commercio delle Marche, che è partner dell'iniziativa. È un grandissimo onore, non vedevo l'ora onestamente, non ho mai nascosto la mia felicità di essere marchigiano, l'orgoglio che provo, l'amore per questa terra. Ho sempre detto che sono nato e cresciuto e vorrò vivere tutta la mia vita in questa terra perché l'adoro. E devo dire che ne abbiamo parlato in passato, avevamo accennata questa cosa, però ora che si concretizza credo che si veda dal mio sorriso, mi rende davvero orgoglioso. Ma le Marche, nelle Marche si respira un'aria unica, io ripeto, sarà che sono di parte, sono cresciuto qua, ma ogni volta che torno a casa mi sento tranquillo, sereno. Mi piace andare a vedere il mare, mi piace fare delle passeggiate nelle nostre colline, mi piace fuori stagione mangiare perché si mangia in una maniera unica. Poi dice uno che per tutto l'anno purtroppo deve mangiare petto di pollo e pasta in bianco, quindi quando arriva settembre-ottobre non vedo l'ora di mangiarmi che le olive alla scolana, i vinci sgrassi che insomma conosciamo bene, però è la serenità, la pace, si vive bene. Il tuo posto preferito nelle Marche? Sono diversi i miei posti preferiti, forse così su due piedi la prima cosa che ti dico che mi viene in mente in questo momento è il passetto, perché mi collega tantissime cose, la serenità di cui parlavo prima, dall'altra parte mi ricollega a tutti gli allenamenti che ho fatto in quelle gradinate, quindi il sudore versato per raggiungere i miei obiettivi, le passeggiate con Chiara, con mia moglie, quindi è un posto che racchiude tanto della mia vita in pochi metri quadri. Un entusiasmo contagioso quello del campione marchigiano, condiviso dal presidente della regione Francesco Acquaroli. Questa grandissima soddisfazione oggi credo per tutta la comunità marchigiana, cioè questo è il sentimento che accomuna tutti in un momento straordinario dove il portabandiera della nazionale italiana in mondovisione è rappresentato da marchigiano. Credo veramente che oltre a esprimere un grande orgoglio è un sentimento di condivisione assoluta, quindi c'è grande soddisfazione, c'è anche la voglia di fare bene per la nostra regione, per dare alla nostra regione quel giusto risalto che merita per la sua bellezza, per la sua grande capacità di produrre, per anche l'umiltà che accomuna tutti noi marchigiani. Veramente devo dirvi che sono anche particolarmente emozionato perché questa firma di oggi è una firma che sarà in mondovisione e credo che tutti i marchigiani comprendano il valore e credo che Gianmarco più di tutti lo comprenda, cioè di rappresentare una comunità che ha sofferto tantissimo in questi anni, però si è sempre saputa rialzare, e anche questo accomuna la storia di Gianmarco alla storia delle Marche, e questo diciamo che è uno dei tratti che ci accomuna e ci unisce in questa sfida straordinaria dove lui avrà non solo il tifo ma tutto il sostegno della nostra comunità.